Buongiorno Irina, ben ritrovata. Salve Gianluca. Allora, intanto è arrivata proprio in mattinata la nota del governo russo, del ministro della difesa russo, che ha detto a Kremenchuk: noi abbiamo colpito un deposito di armi. L'incendio Sì. del centro commerciale è dovuto all'esplosione del deposito di armi che poi si è propagato in questo centro commerciale in disuso, così lo definisce il ministro della difesa, quasi a far intendere che non fosse frequentato quasi da nessuno. Sì, abbiamo sentito queste dichiarazioni, poi hanno detto anche che forse c'era una sceneggiata dove noi abbiamo portato i corpi e hanno fatto un filmato per tutto il mondo. Quindi è la seconda buccia che abbiamo Messo in registrato, scena. cioè sì, abbiamo messo in scena tutto quello, ma diciamo che sempre seguono questa regola, tipo diciamo le cose più assurde, e più assurde sono, più credibile saranno. Questo Quindi è un video sempre. girato proprio lì nel centro commerciale, vero Irina? Sì, questo è giornalista di CNN che c'era lì e ha fatto questo video e racconta cosa è successo lì, che ha visto i corpi senza le mani, senza le gambe e che le famiglie di queste vittime, loro dovranno riconoscere la gente, cioè i loro figli, bambini, solo con quello che è rimasto dai corpi, non delle corpi, ma dei pezzi dei corpi. E lui era lì e lui racconta di quello che è successo lì. Invece la Russia sempre ha un mondo parallelo di cui ci racconta e racconta tutto il mondo, che lì c'era il deposito delle munizioni, delle armi, eccetera, eccetera. Invece l'autorità ucraina ha già reagito e ha detto che lì non c'era nessun oggetto militare e questo è un atto terroristico. Andiamo ad un altro bombardamento, Irina, la regione è quella di Mykolaiv. Sì, allora Mykolaiv stanotte è stato bombardato. Questo vediamo lo stadio, nuovo stadio nel centro della città, e vediamo questo buco che è rimasto dopo l'attacco dei missili, 5 o 7 metri giù, cioè guardate quanto è grande. Poi Vitaly Kim oggi ha raccontato di quello che è successo, della quantità delle vittime. Lui ha detto che 6 persone ferite, poi 3 sono morti, tra cui c'è una bambina di 6 anni e poi c'è una bambina di 3 mesi che adesso è in coma dopo questo attacco missilistico. E questi sono sempre il bilancio più drammatico che possiamo ovviamente raccontare. Ci trasferiamo ora invece nella città di Kherson, dove è accaduto un fatto particolare. È stato rapito il sindaco, se non sbaglio. Sì, è stato rapito il sindaco nonostante che la città c'era sotto controllo dei russi, occupata, il sindaco ucraino c'era lì sempre e invece oggi l'hanno rapito. Però diciamo che non sappiamo dove l'hanno portato, però sappiamo che non è il primo caso di rapimento. Prima i russi rapivano la gente e chiedevano una somma per restituirli, tipo a Melitopol, cioè non è lontano da Kherson. C'erano i casi quando i militari rapivano la gente e chiedevano alle famiglie la somma di 500 mila grivne, cioè quasi 2.000 euro, ecco, per restituire la gente. Ci sono anche questi casi Cioè forme di registrati lì in rapimento tutto. durante, a riscatto durante l'occupazione, praticamente. Ecco, sì, assolutamente sì. Fanno questo e così guadagnano i soldi. Tipo, nessuno può adesso
punirli e quindi prendono la gente e dicono alle famiglie: se volete che noi torniamo il vostro marito, figlio, figlia, noi aspettiamo 500.000 grivne, cioè 2.000 euro. 2.000 euro. Vabbè, cose veramente incredibili, abbiamo scoperte veramente tante, al di là appunto purtroppo di quella che è la parte più, diciamo, superficiale, che è appunto fatta di combattimenti dell'esercito. Queste sono tutte storie che si intersecano, storie che ci racconterai ovviamente anche nell'edizione delle 19.30. Irina, grazie e buon proseguimento di giornata e buon lavoro anche a te. Grazie, a presto.